l'arrivo del caldo e della stagione estiva, parchi e boschi sono luoghi ideali per una gita fuori porta. Attenzione però alle zecche che quest'anno, complice un inverno mite e una primavera con temperature elevate, sembrano essere ancora più insidiose, come spiega la professoressa Antonella D'Arminio Monforte, direttore della struttura complessa di malattie infettive Santi Paolo e Carlo di Milano. La puntata della zecca può causare molte patologie, dipende dalle zecche e dalle zone geografiche anche. Teniamo presente che loro morsicano per riprodursi, cioè hanno bisogno di sangue e la puntura non si sente perché hanno un liquidino anestetico in qualche modo, la saliva contiene, quindi loro succhiano e restano attaccati fino anche a qualche giorno, insomma. Le zecche sono antropodi della stessa famiglia dei ragni. Hanno una dimensione che varia tra qualche millimetro e circa un centimetro secondo la specie, con un corpo tondeggiante e sul capo un apparato boccale in grado di penetrare la cute e succhiare il sangue degli ospiti. La zecca vive tre stadi di sviluppo, larva, ninfa e adulta. Ad ogni passaggio si nutre di sangue, quindi mangia tre volte, poi depone le uova e muore. Diventa pericolosa quando durante il suo pasto infetta l'uomo o l'animale presso cui si è fermata. La cosa più frequente è la malattia di Lyme, che è una borreliosi, e incominciamo ad avere un po' di febbre, neanche tanto elevata, dolori articolari, dolori muscolari, stanchezza, cioè sono sintomi molto specifici. Poi può evolvere anche in un quadro di meningite, però diciamo che la cosa più tipica sono questi sintomi. Più rari i casi di febbre Q o meningite, mentre i decessi, pochi fortunatamente, sono riconducibili a complicanze per altre patologie pregresse. Per estrarre la zecca non improvvisare, meglio seguire le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità. Toglierla con una pinzetta. Facendo dei movimenti rotatori ma gentili, leggeri, finché la si sfila e ovviamente evitare di toccarla con le mani e poi se è rimasto qualcosa dentro, tipo il rostro dentro, con un ago sterilizzato cercare di toglierlo.